Negli ultimi video abbiamo affrontato argomenti tosti, pesanti, come il Green Pass, la povertà, Bibbiano. Siamo stati gli unici a parlare di Bibbiano. Neanche Salvini e la Meloni lo fanno più. Io invece continuo a menarla con l'affilo zero, perché quella è una battaglia di civiltà. Ma il concetto di fondo è che gli iscritti hanno anche il diritto di rilassarsi con argomenti più leggeri e decisamente più commerciali. Avete idea di quanto tempo serva per fare un video sulla povertà e quanto poco interessi agli iscritti? Io sì, quindi alla disperata ricerca di visibilità extra ho iniziato a controllare tutti i siti più cafonal e gossipari di sempre, fino a quando mi sono imbattuto nel video giusto, questo qui. È un video dove Social Boom parla di un incidente stradale avvenuto a 130 km orari a un gruppo di rapper. Ci sono quindi tutti gli ingredienti essenziali. C'è un pochino di splatter, perché parliamo comunque di un incidente a 130 km orari su un'autostrada. Ci sono i rapper, che nel mio canale sono proprio apprezzatissimi, soprattutto quando finiscono spiaccicati da qualche parte o in manette. E poi naturalmente possiamo anche metterci un aspetto giuridico, che sostanzialmente quello che ti succede quando ti beccano dopo aver fatto un incidente alla guida di un veicolo ubriaco sotto l'effetto di sostanze particolari. In pratica ho pensato di fare un video commento a Social Boom che commenta l'incidente stradale di Diablo Baby. Nella mia mente suonava meglio. Ma ormai quel che è fatto, vediamo che cosa salta fuori. In primo luogo, come sempre, c'è Social Boom che ci presenta il caso. Insieme a dei suoi amici di un incidente quasi mortale. Infatti, dopo una serata in discoteca, lui e il suo gruppo stavano guidando a 130 all'ora in autostrada. Se Un sinistro a 130 all'ora in autostrada. Splatter, splatter. Nonché, non si sa per quale motivo, forse per l'alcol. Forse per l'alcol, bravo, il tuo avvocato sta iniziando a insegnarti come spiegare le cose. Qui comunque ci salta fuori una bella analisi dell'articolo 186 del codice stradale. Date, c'è stato un incidente in cui tutti quanti hanno rischiato la vita. Adrenalina pura, benissimo, vediamo subito il video. Da quando in autostrada ci sono strisce pedonali, semafori e cartelli con i nomi delle vie? Ci sono cascato, questo era un video clickbait. Sforziamoci di apparire comunque professionali. In tutta sincerità, per prima cosa è difficile credere che quel sinistro stradale si sia verificato veramente a 130 km orari. In realtà è più probabile, a giudicare dai danni e dalle condizioni della strada, che la velocità superasse di poco i 50-60 km orari al massimo, il che è una buona notizia perché, essendo intervenuta anche la polizia, magari la multa per eccesso di velocità non te la danno o la contengono nel minimo. Di certo, però, non ci troviamo su una superstrada. Quasi sicuramente vi chiederete: ma perché è intervenuta la polizia se c'è soltanto un'auto sinistrata? La risposta più semplice è che è comunque dovere della polizia intervenire in caso di sinistro. Non importa tanto come la pattuglia sia arrivata lì, magari semplicemente stava perlustrando la zona e ha visto il sinistro, magari è stata chiamata da qualcuno dei residenti. Il concetto di fondo però è che quando c'è un sinistro, la polizia ha il compito di accertare alcune cosucce. Ovvio, non sempre accade, ma dovrebbe accadere. La prima delle cose da accertare è che non restino veicoli in mezzo alla strada e che questi veicoli coinvolti non costituiscano intralcio alla circolazione. La seconda cosa da accertare è se vi sono stati danni alle proprietà del comune o del demanio. Nel caso specifico, il veicolo ha urtato della segnaletica verticale, danneggiandola, per cui è anche opportuno che la polizia prenda tutti i dati per poi comunicarli a chi di dovere. E infine la polizia, che sia la polizia locale o la polizia di stato o i carabinieri o la guardia di finanza, hanno anche l'obbligo di verificare se si sono consumati degli illeciti amministrativi o di altro tipo. Nel caso specifico stiamo parlando di guida sotto l'effetto di sostanze di un certo tipo, non posso dire il nome stupefacenti se no Google mi fulmina, oppure ancora guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Te lo assicuro, lei è la mia cucciola, cioè diventiamo incassato. Incassato. Non so cosa è successo, mi sono appena svegliato. Ok, pure io.
quello che scusami, io... sincero, mm-hmm. scusami per il disturbo, io però ho bisogno dei tuoi, delle tue generalità. La tua collega è una figa. Se hai la presenza di spirito di fare un video, peraltro da postare su Instagram o sui social, su un sinistro stradale che hai appena provocato tu, è chiaro che le tue condizioni di salute non possono essere particolarmente compromesse. Sì, magari la tua salute mentale può essere compromessa, ma lo era già da prima del sinistro. Chiaramente, per fortuna, nessuno dei ragazzi è in pericolo di vita. Mi sa tanto che a questo giro Social Boom mi ha trollato alla grande. C'è da chiedersi a questo punto perché Social Boom dia la colpa ad un asserito stato di ebbrezza alcolica in capo di Diablo Baby. Sembra poco per dedurre che Diablo Baby fosse sotto l'effetto di alcolici. In primo luogo perché il ragazzo ripreso non è Diablo Baby. Questo ragazzo si chiama sempre in Wave e fa parte della sua gang, banda o gruppo rap, come lo volete chiamare. Ma non è Diablo Baby. Okay. Siamo in ospedale. Allora ragazzi, mia madre ha fatto una stregoneria in Spagna e gli hanno detto uno dei suoi figli diventerà famoso. E sono io. Sapete perché? Perché mio fratello è mongoloide. Ah, l'amore fraterno. Bene, esaurito questo argomento, passiamo comunque a commentare l'aspetto giuridico della vicenda. Premesso che non ci sono le prove per stabilire se qualcuno di questi ragazzi, e in particolar modo Diablo Baby, che era il conducente del veicolo, fosse effettivamente in stato di ebbrezza o meno, già che ci siamo, parliamo della norma, ovvero dell'articolo 186 del codice della strada. Questa è una cosiddetta norma lenzuolo perché è davvero prolissa e regola nei minimi dettagli tutto quello che può succedere al conducente che guida in stato di ebbrezza. La prima cosa da sapere è che la polizia o gli operanti che vi fermano possono effettivamente pretendere che voi vi sottoponiate ad un alcol test. Sostanzialmente il test non deve essere invasivo, per cui non possono chiedervi di fare un prelievo ematico, però possono chiedervi tranquillamente di soffiare da qualche parte. Se vi rifiutate, andate incontro a conseguenze estremamente pregiudizievoli, per cui è meglio non rifiutarsi. Se dovete prendere tempo, avete diritto alla presenza del vostro avvocato, chiedete che venga chiamato. Gli operanti dovranno aspettare quantomeno qualche decina di minuti prima di potervi fare il test. Questo è tutto quello che potete ottenere nel breve periodo. Una volta eseguito il test, e cioè fatti due rilievi a distanza di circa 5-10 minuti l'uno dall'altro, possono succedere quattro cose. La prima cosa che può succedere è che naturalmente voi siate astemi o che quantomeno non abbiate bevuto quella sera, oppure anche se avete bevuto il giusto e la concentrazione alcolica nel vostro sangue è inferiore a 0,5 grammi litro. In questo caso siete a posto con la legge e non vi accadrà assolutamente nulla. Dovrete fare i conti con la proprietaria dell'automobile, che in questo caso, essendo una Picasso di circa 18 anni fa, è quasi sicuramente la madre di uno dei tre ragazzi coinvolti. Esiste poi la possibilità che la concentrazione di alcol nel vostro sangue sia superiore agli 0,5 grammi litro ma inferiore agli 0,8 grammi litro. In questo caso andrete incontro a una sanzione amministrativa di minimo 540 euro circa e 2170 e qualcosa nel massimo. Il problema è che avrete la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Sopra la soglia degli 0,8 grammi litro il consumo di alcol è considerato reato. Se il risultato è comunque inferiore a 1,5 grammi litro, andrete incontro alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. In più ci sarà un'ammenda che, se non erro, arriva a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi. Se superate questa soglia, ovvero il grammo e mezzo per litro, fareste bene a salutare la vostra patente con tanto affetto,
Ciao patente, ciao! Ve la state per giocare infatti per un periodo che varia fra l'anno e i 2 anni. Oltretutto, naturalmente, resta anche il reato e quindi potreste trovarvi a pagare un'ammenda che parte da 1.500 euro, arriva a 6.000, abbinata a un arresto che spazia dai 6 mesi all'anno. In più è prevista la confisca del veicolo anche in caso di patteggiamento, ma soltanto se il veicolo appartiene al conducente. Nel caso in cui sia di proprietà di terze persone, non c'è nessuna confisca, il rottame resta di proprietà del vostro amico o del vostro parente. In compenso, però, la durata della sospensione della patente è raddoppiata e in caso di sinistro stradale c'è un ulteriore raddoppio delle sanzioni amministrative, quindi anche la patente non resta bloccata per 1, 2 anni o 3 o 4. C'è un ulteriore per 2. Da applicare. Quindi sì, lo Stato ci va decisamente pesante con chi causa sinistri stradali in stato di ebbrezza. Un'ultima curiosità, vale come sinistro stradale anche quello causato da soli in cui non restano coinvolti altri mezzi. Questo perché anche la propria vita e quella dei passeggeri ha un valore, motivo per cui lo Stato interviene così duramente. Peraltro, secondo me, le pene sono così alte semplicemente perché la stragrande maggioranza dei parlamentari all'autista. Comunque sia, questo è tutto quello che c'è da sapere sulle pene. Esistono naturalmente anche delle strategie difensive che minimizzano il danno. Se volete conoscerle, chiedetemelo qui sotto, sarò felice di accontentarvi. Non voglio infatti rubarvi altro tempo oltre a quello già impiegato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, come sempre. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividetelo. Vediamo di fare informazione in maniera un pochino diversa dagli altri, ok? Grazie ancora di tutto e a presto.